Ci si era disabituati a cinema e teatri strapieni. Ancora meno si era abituati ad applaudire un film che racconta una grande storia pesarese con pesaresi davanti e dietro la macchina da presa. Benelli su Benelli è la pellicola che dopo la presentazione in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia ha ricevuto lunedì sera l'applauso di Pesaro nella sua prima al Teatro Sperimentale. Un docufilm realizzato da Genoma Films che racconta l'epopea di Tonino Benelli, l'ascesa del marchio Benelli e della tradizione motoristica pesarese. Sono molto emozionata questa sera di essere qui a Pesaro, che è la mia città natale ed è la città natale di Tonino, per cui proprio questa sera è il massimo dell'emozione per me. Sono presenti tante persone che sono state importanti per la realizzazione di questo progetto. Emozione di una Marta Miniucchi presente alla prima dello sperimentale assieme allo staff di produzione e al cast capeggiato da Alessandro Gimelli, un pesarese che interpreta il protagonista, così come pesarese è anche la sceneggiatrice Anna Paola Fabbri. Siamo due donne che hanno accettato e accolto la sfida di raccontare un mondo maschile, il mondo delle moto e dei motori degli anni 20-30 del Novecento, per cui insomma un periodo sicuramente più al maschile che al femminile, con una famiglia, la famiglia Benelli, che è stata sempre tanto importante per Pesaro, sia nel periodo di Tonino Benelli, che insomma ha potuto esprimere il suo talento portando quindi alla notorietà il marchio pesarese, così come insomma tutti i suoi fratelli che hanno potuto anche loro esprimersi per fortuna, no? Dopo lo sperimentale, Benelli su Benelli sarà trasmesso in questo mese di novembre anche su Sky Cinema. Non è solo un racconto pesarese, è un racconto di Pesaro, delle Marche, ma dell'Italia in generale. È un po' un racconto di quel periodo storico molto bello, a livello estetico anche. Spero di averlo reso bene nel mio film. Ho avuto dei collaboratori bravissimi come il direttore della fotografia Marco Ferri, fondamentale. Vedrete che nella parte di fiction c'è tanto bel cinema. E scenografo Marco Scarpa, bravissimo. La costumista Magda Colti Gil, anche lei bravissima. E poi tanta partecipazione di Pesaro, anche perché le interviste vedono protagonisti la nipote di Tonino Benelli, così come il professor Paolo Sorcinelli. E poi naturalmente il film è dedicato alla memoria del professor Paolo Prosperi, anche lui presente nelle interviste nel film. E poi la giornalista Elisabetta Ferri, non voglio dimenticare nessuno, a questo punto li dico tutti, gli intervistati e anche presenti nel film, e anche Paolo Marchinelli, direttore del Museo Benelli.